Amici di Milan.soccer, buongiorno, buongiorno da questa splendida terrazza Milan. Dunque, oggi dobbiamo affrontare alcuni argomenti alquanto interessanti perché ieri il mister Pioli ha parlato a Trento e ha detto delle cose che ci lasciano ben sperare un po' sotto tutti i punti di vista. Prima di iniziare però vi chiedo di mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale Milan.soccer e il Milan in tasca. Voi portate il vostro smartphone in tasca, ogni tanto vi collegate a Milan.soccer e magari trovate delle novità, delle news, sempre tutte le mattine Terrazza Milan e poi per situazioni un po' particolari, speciali, news, breaking news, come si dice in gergo giornalistico e noi non lo vorremmo usare, quindi non lo useremo più, beh, potete comunque collegarvi e vedere che cosa sta succedendo alla squadra più bella del mondo. Dunque, dicevamo che il mister Pioli ha parlato a Trento e ha detto delle cose molto importanti. La prima più importante, che è riportata oggi in un giornale di color rosa, che a volte pensiamo fosse meglio tingere di altro colore, è che il Milan punta allo scudetto. Direte voi, che cosa banale? Beh, non lo è affatto una cosa banale. Innanzitutto perché siamo la squadra più giovane tra quelle, diciamo così considerate otto sorelle, quindi di più lunga prospettiva. In secondo luogo perché questo dimostrerebbe che Maldini ha avuto ragione, che dunque il Milan ha un progetto sportivo e non come la seconda squadra di Milano che invece ha speso tanti soldi e al limite del default deve trovare altri 100 milioni subito, quindi o smantella la squadra o arrivederci. E grazie. E quindi il Milan in questo momento è probabilmente quella squadra con più, come posso dire, più valore. Ecco, questa è la parola giusta, con più valore, ma non tanto un valore di tipo economico perché un Leao che hai pagato X oggi lo rivendi a tre volte, non tanto perché Salemaker ha conquistato la nazionale, perché Brahim Diaz ha conquistato la nazionale, perché Calabria ha conquistato la nazionale, perché Tomori è un altro giocatore, mamma mia che giocatore, Kier, per non parlare poi di Sandrino Tonali. Ecco, non tanto perché il valore è probabilmente triplicato di quel Milan che ha investito tanto, perché il Milan ha investito tanto, senza spendere come ha fatto la squadra della città di Parigi su tutti i top player che potessero esserci in giro per poi trovarsi una serie di problematiche, poi alla fine magari vinceranno anche, però spendere queste cifre in questo momento storico sicuramente non è da campionato nazionale di Serie A, questo è il primo argomento. Noi crediamo ancora nel sogno Champions, non tanto nella vittoria finale della Champions League, quelle ci avanzano anche, ma quanto piuttosto perché la giustizia venga fatta. Giustizia venga fatta considerando che oggi sei a 0 punti, ma 0 punti dopo due partite, di cui una totalmente rubata, con le scuse dell'allenatore vincente nei confronti di un arbitro che è stato sospeso, quindi siamo proprio al delirio totale, quindi saremmo a 3 punti, e in un'altra Liverpool dove hai subito perché Liverpool è stato più forte, ma che poi fondamentalmente potevi portarti via un pareggio, quindi da 4 punti che potessero essere 3, potevano essere 3, potevano essere 4, oggi ti ritrovi a 0, ma abbiamo ancora 4 partite. 4 partite chiamano 12 punti. Ora vedremo con il Porto e poi dopo ce la rivedremo con le altre due squadre, soprattutto con l'Atletico Madrid perché abbiamo un conto aperto. Quindi ha parlato anche della Champions League e poi ha parlato della possibilità, di vederlo ancora allenatore con il nuovo stadio. A lui piacerebbe esordire, che il Milan esordisca in questo nuovo stadio con Pioli allenatore e onestamente anche a noi piacerebbe che questo accada, anche perché ha usato parole di riguardo nei confronti di tutti noi tifosi, ha usato parole di riguardo nei confronti di chi va a San Siro, di chi va fuori a Milanello, sicuramente anche di chi come noi
cerca di sostenere la squadra in tutti i modi, perché ricordiamolo, lo vorrei ricordare anche a quel giornale di colore rosa che a volte sarebbe meglio colorare di altro colore o quantomeno diciamo che visti i contenuti ci sembra di avere una visione pareidolitica e quindi di cambiare il colore in altro. Questa per noi è una religione laica, il che significa che nel momento in cui qualcuno ci tratta male, noi reagiamo. Noi non reagiamo in maniera incivile perché siamo persone assolutamente civili, come poter non essere civili con un panorama del genere. Ma non ci potete togliere il fischio e soprattutto avete fatto bene a specificare che differenza c'è tra un fischiare e un giocatore, perché si è comportato male, nonostante indossasse la maglia della nazionale italiana, che differenza c'è fischiare tra un inno nazionale di un'altra squadra e che differenza c'è insultare, fischiare o fare bu-bu a giocatori come Koulibaly. Siamo su mondi totalmente, 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 totalmente diversi. Perché un conto è il razzismo, che è merda, il razzismo è merda e dovrebbero essere davvero, come diceva Koulibaly, i giocatori del mio colore, per intenderci. Addio, stamattina veramente bianco cadaverico. Io preferirei essere un uomo cosiddetto di colore o colore nero mi sentirei più a mio agio per essere soprattutto perché queste persone sono splendide, magnifiche e tutto quello che hanno subito e ancora devono subire per colpa di quattro coglioni che devono andare a fare in culo. È tutto chiaro? Così questo video lo blocchiamo, eh? E quindi il razzismo lo mandiamo fuori dalle palle, soprattutto per quanto riguarda la mia storia, diciamo così, politica e sociale. Poi ci sono gli fischi ad un'altra nazione. Insomma, abbiamo fischiato l'Argentina di Maradona, quando Maradona mandò a fanculo tutto lo stadio. Quindi non è che oggi fischiamo la Spagna chissà per quale ragione. Probabilmente in quel senso io metto un pollice verso, non si fischia l'inno nazionale di una squadra, non si fischia mai l'inno nazionale di un'altra squadra, può essere nostra amica o meno, diciamo dal punto di vista calcistico, Non confondiamo la lana con la seta, la politica con il pallone, la cosa più seria tra le cose meno serie, il calcio. E poi infine c'è il fischio al calciatore traditore che ci ha abbandonati a 0 euro, ci ha lasciati come fossimo, come dire, l'ultima squadra di Serie D quando poi alla fine ti chiama una squadra importante e siamo rimasti così un po' male perché sono stati chiesti i soldi per un fratello, 1 milione di euro per il terzo portiere sono stati dati. Ha chiesto per lui una cifra importante e gli è stata proposta. La nostra storia, la nostra bandiera, il nostro guru Paolo Maldini si è avvicinato in campo a Bergamo per dirgli: continuiamo a parlare. Lui ha detto: questo qui ha detto, rivolgiti al mio agente. E poi dobbiamo andare avanti per quanto riguarda la famiglia, che è stata accontentata sotto tutti i punti di vista. Insomma, poi ti ritrovi che questo signore, che comunque secondo me non va assolutamente, ha un grande ufficio stampa, un enorme ufficio stampa, un immenso ufficio stampa, perché avere una pagella come quella di ieri sulla Gazzetta la Gazzetta è con la G o con la Gazzetta, con la G? No, perché a volte c'erano altre consonanti. No, la Gazzetta, e vuol dire che sostanzialmente è bravo anche al suo ufficio di comunicazione, perché uno che fa una pisciata grossa come una casa e fa quasi autogol, non vede una palla se non in rete, e poi para una palla che comunque mette, se entrava quella vuol dire che proprio doveva andare a giocare in Serie C con il Pavia. C'è Donnarumma in Serie C con il Pavia? Ma non è titolare, con il Pavia mi pare? Sì, è in panchina, però non credo che prenda 1 milione di euro. Insomma, amici miei,
grande Stefano Pioli, grande Milan, grande progetto Milan, il futuro è nostro. Baci da Saint Vincent. Ciao!